Grande giornata di ciclismo per la piccola frazione di San Zaccaria nel comune di Ravenna, in occasione del sesto trofeo ceramiche Remo Biserni e il sesto memorial Leo Brusi. L'organizzazione della manifestazione è a cura della società ciclistica Rinascita Ravenna, che in una giornata calda e soleggiata propone la modalità di gara unica per primi e secondi anni esordienti, con classifiche separate per le premiazioni finali. Vediamo gli atleti al foglio firma per la partenza della corsa, che prevede un circuito pianeggiante attorno all'abitato di San Zaccaria di lunghezza di 2 km e 800 metri, da ripetersi 11 volte per un totale di 30 km e 800 metri. Vediamo la prova rapporti per i 100 atleti che quest'oggi andranno a caratterizzare questa gara nel Ravennate. Vediamo il dorsale 41 del pedale azzurro Rinascita, si tratta di Lorenzo Montanari, e andiamo quindi a svelare via via tutte le società partenti: il Veloclè Cattolica, la Fausto Coppi, la Nuvolera, la Banca Bipercopi Frutta, la Santerno Fabi di Imola, la Velosport Conselice, la SCAT di Forlì, la Zannoni, la Sant'Agostino, la Ciclistica Recanati, la Forte Braccio da Montone, l'Alma Juventus Fano, la Sozzigalli, la Polisportiva Pavullese, la Pianorese, il pedale riminese L'Osimo Stazione e infine la Cotignolese. Vediamo la partenza per il centinaio di atleti presenti in gara quest'oggi. Pronti via al primo giro, si sviluppa una fuga con protagonisti tre atleti. Vediamo in maglia Fausto Coppi col dorsale 8 Simone Garuffi, per la SCAT di Forlì con numero 49 Flavio Cavina e col dorsale 76 l'atleta umbro del Forte Braccio Tommaso Rondini, che di comune accordo affrontano il primo giro con una dozzina di secondi di vantaggio. Al sesto giro i tre atleti hanno il comando, si portano a un minuto di vantaggio sul gruppo e quindi l'azione inizia a divenire importante, anche perché i corridori che ne fanno parte hanno già all'attivo diversi risultati: Simone Garuffi quinto a Fano e terzo a Mochiana di Gubbio, Flavio Cavina quinto a Villa Marina di Cesenatico e Tommaso Rondini, già vincitore a Cerbara di Perugia, a Poggio Berni di Rimini, al trofeo Città d'Arezzo e a Fogliano della Chiana, sempre in provincia d'Arezzo. Vediamo Lorenzo Montanari del pedale azzurro Rinascita, campione provinciale di Ravenna, che prova ad evadere dal gruppo e si volta e alle sue spalle trova gli atleti del Forte Braccio e della Fausto Coppi di Cesenatico, che controllano le prime posizioni del gruppo per i due compagni in fuga, Rondini e Garuffi. E qui vediamo a 100 metri dall'arrivo Tommaso Rondini, che allunga sui due compagni di fuga al suono della campana. Ma subito però c'è la reazione da parte dell'atleta della SCAT Cavina e dall'atleta della Fausto Coppi di Cesenatico Garuffi, che si riportano su Rondini. Vediamo chi entrerà a far parte dell'Alba d'Oro di questa corsa. Ed è Simone Garuffi della Fausto Coppi che va a vincere su Tommaso Rondini della Forte Braccio e Flavio Cavina della SCAT, mentre la volata del gruppo se la giudica il campione provinciale di Ravenna, Montanari Lorenzo, del pedale azzurro Rinascita. Continua la giornata di ciclismo e l'impegno del pedale azzurro Rinascita a San Zaccaria con l'organizzazione della gara riservata alla categoria allievi denominata Sesto Memorial Leo Brusi, Sesto Trofeo Ceramiche Remo Biserni e Memorial Enrico Fusconi. Vediamo le fasi preliminari di corsa, dove gli atleti vanno a firmare il foglio firma per la partenza. Andiamo intanto a svelare le squadre partenti. Troviamo la Santerno Fabi di Imola, la Biperbanca Gobi Frutta di Cesena, la Fiumicinese Fight Adriatica, la Team Stramici, il pedale azzurro Rinascita, la SCAT di Forlì, la Seano One, la San Battamariaco di Fiume, il Calcara, la Stella Alpina di Renazzo, la Sozzigalli,
la Simek Phantom Cicli Paletti, la SD Ciclistica 2000, la San Lazzaro e la Cotignolese. Il percorso è pianeggiante, come precedentemente lo è stato per la categoria esordienti. Gli atleti percorreranno 21 giri di 2 km e 800 metri per un totale di 58 km e 800 metri. Passiamo alla partenza della seconda gara di giornata, dove il via verrà dato dal direttore di corsa Raul Turchi. Al 30° chilometro di corsa escono dal gruppo 7 atleti e vediamo di chi si tratta. Col dorsale 71 Francesco Valletta della Sozzigalli, della Fiumicinese col dorsale 23 Lorenzo Ceccaroni e poi con qualche metro di vantaggio vediamo il 43 Matteo Giglioli della Santa Maria Codi Fiume, poi un altro atleta in maglia team Strabici Raffaele Veneri e col dorsale 99 Nicolas Urbinati della Cotignolese e col 55 Riccardo Sofia Calcara e in maglia Sozzigalli troviamo Samuele Barbato. Gli atleti ci vengono segnalati con 20 secondi di vantaggio sul gruppo. Di comune accordo i 7 atleti al comando mantengono la situazione per 3-4 km, ma poi vediamo il gruppo che si riporta sui 7 attaccanti. A meno 10 giri dalla conclusione ritroviamo il dorsale 65 Samuele Barbato della Sozzigalli in compagnia di Davide D'Apporto della Cotignolese e col dorsale 46 troviamo Ferenc Rocchi della Santa Maria Codifiume. Questi atleti ci vengono segnalati nell'ordine dei 20 secondi e quindi anche per loro il vantaggio non riesce a divenire importante poiché dal gruppo c'è molto controllo sulle fughe di giornata. Riassorbito il secondo tentativo di giornata, vediamo altri due atleti che in contropiede partono ed escono dal gruppo. Con l'83 troviamo Tommaso Bocchi della Ciclistica 2000 e col dorsale 101 Giacomo Foschini della Cotignolese. All'ultimo giro la situazione vede gruppo compatto e vediamo che si stanno allineando, stanno formando un treno, le maglie giallo-bianche della Cotignolese, probabilmente per il loro velocista Simone Molinaro. Vediamo le maglie della Santa Maria Codi Fiume della Simek Phantom Cicli Paletti ed è Flavio Cuppone che va a vincere su Tommaso Gozzi della Santa Maria Codi Fiume, Samuele Barbato della Sozzigalli, Simone Molinaro della Cotignolese, Elia Bonacci Cotignolese, Mattia Casadei Polisportiva Fiumicinese, Raffaele Veneri Team Strabici, Marco Varolo della Simek Cicli Paletti, Davide D'Apporto della Cotignolese. Chiude la top 10 Francesco Mordenti della Biberbanca Gobbi Frutta di Cesena. Flavio Cuppone, raccontaci la tua volata. Dopo una gara molto combattuta siamo arrivati agli ultimi 200 metri, ero posizionato molto bene, all'incirca in terza posizione, sono uscito ai 120-130 metri dall'arrivo, molto bene. Sono riuscito a prevalere sugli altri di poco, ma sì, ce l'abbiamo fatta, ecco. Oggi prima vittoria stagionale? La prima vittoria su strada, venivamo da 4 giorni di italiani su pista, quindi la gamba c'era, la forma, c'era la forma, quindi sì, siamo molto contenti.